Marica Orlando, amica, collega, esperta di vini. Allora, come vedi tu questa kermesse di Castelbuono? Innanzitutto Castelbuono è una bellissima cittadina, diciamola agli amici del web, venite a Castelbuono perché è a due passi da Cefalù, un posto bellissimo, e poi qui c'è anche il buon vino. Il buon vino è anche il buon mangiare, come abbiamo già provato noi personalmente. Grandi ristoranti. Grandi ristoranti, grandi chef, grande cucina, grandi vini. Ci troviamo, come si dire, eccoci qua a Castelbuono in questa importante edizione che è già è giunta alla quinta edizione qui a Castelbuono, che è Paese di Vino, organizzata da Dario Guarcello, che è il presidente. Come potete vedere in questo stand ci sono, si avvia adesso la degustazione per quanto riguarda Luca Gardini e delle 150 aziende che sono qui ospitate alla Castelbuono. Una grande festa del vino, il vino siciliano che è uno dei migliori del mondo, no? Migliore del mondo perché il vino siciliano ha già dato un input a livello internazionale, anche perché troviamo i vini nostri, nostani, autoctoni anche all'estero. E poi c'è anche un'altra cosa da dire, perché anche l'enogastronomia, come abbiamo già notato, ha fatto grandi passi avanti sia culturalmente, perché come sappiamo ormai la dieta mediterranea fa parte del patrimonio dell'UNESCO. E noi siamo dei buon gustai. E noi, siccome si vede, ecco. Come si può notare. Qui c'è anche un amico attore, ciao, che è appassionato di vini, e anche lui quest'oggi è venuto a degustare e a godere di questo bellissimo panorama. Assolutamente sì, perché siamo in questa cornice meravigliosa che è Castelbuono, un paesino proprio vicinissimo a una località famosa come Cefalù. E nasce perché Castelbuono ha tutta una tradizione di vini e da sempre ha una cultura del vino, tant'è che questa manifestazione è proprio organizzata per il vino e ci sono delle aziende valide, perché vedi, il nostro territorio è importante perché fa una qualità. Oggi abbiamo degustato dei salami, dei formaggi, delle cose e dei vini eccezionali. Il nostro territorio è bellissimo, la Sicilia è fatta non solo di teatro, che è il mio mestiere, ma è fatta anche e soprattutto di buon vino e buona gastronomia. Quindi è importante che queste manifestazioni come questa di Castelbuono vadano avanti, perché queste manifestazioni portano turismo, portano benessere e portano il vino nel mondo. E quello è il messaggio importante, perché i vini siciliani sono i migliori vini. Oggi ci sono delle aziende, delle realtà, come ha detto appunto poc'anzi Luca Gardini, delle realtà di vino siciliane che sono la storia, le trovi a Dubai. Cioè il vino siciliano oggi è richiestissimo negli Emirati Arabi, in America, ovunque. Grazie Chicco, io chiamo anche un collega di Cronache di Gusto. Come vedi tu questa kermesse, vino siciliano così famoso al mondo? Dove sta andando il vino siciliano secondo te? Sta intraprendendo la strada che merita, che doveva prendere già 30 anni fa, 10 anni fa, 5 anni fa. Ora finalmente ci è riuscito, ha saputo trovare una sua identità e ha capito di avere delle potenzialità. Ci è avuto del tempo, mannaggia, e poi la Sicilia ha questa croce. Per scoprire il Marsala ci sono voluti due inglesi, per scoprire il Nero d'Aura ci sono voluti due piemontesi. Ora finalmente hanno preso coscienza e sanno che finalmente il vino siciliano può andare lontano se mantiene tre cose: la sua identità, la sua natura e la sua consapevolezza di poter fare sempre grandi vini che assomigliano a se stessi e alla loro terra. Viva il vino siciliano e gli amici siciliani, naturalmente. Grazie a voi.